Dove a breve si svolgerà la benedizione degli animali, un evento che ricorre ogni anno durante i festeggiamenti dedicati al patrono di San Giacalentino, San Francesco d'Assisi. Quest'anno in realtà la benedizione degli animali non è l'unico evento organizzato dal Comune, dal Comitato Feste Patronali e dall'Associazione Emozioni del Salento appunto per promuovere la festa patronale. Avremo effettivamente un calendario molto più ricco di eventi e di manifestazioni organizzate grazie alla collaborazione di associazioni locali e di enti appunto locali che contribuiranno tutti insieme alla buona riuscita della festa patronale. Che giunge alla sua nona edizione a San Valentino e che è giunta appunto al nono anno grazie all'impegno della signora Anna Maria. Lei, promotrice instancabile di questa manifestazione, che cosa ci racconta? Che cosa rappresenta per lei questa manifestazione? Che cosa rappresenta per Salice e per i nostri amici animali a quattro zampe? Allora, buongiorno. Innanzitutto volevo dire che questa manifestazione è stata ideata dai fratelli Malandugno, Marco e Antonio, loro sono stati gli ideatori. Vieni qua, non vuole venire, ecco, lui è l'ideatore, vieni qua. Lui è l'ideatore, il signor Malandugno, signor Antonio Malandugno, è l'ideatore di questa bellissima manifestazione, la benedizione degli animali, giunta al nono anno. Poi mi sono aggregata io, diciamo, per valorizzare tutte le cose fatte dal canile, sono cose vissute ogni giorno, allora e quando le vivi ogni giorno le cose le puoi esprimere e le puoi raccontare alla gente. Puoi raccontare gli interventi, tutto quello che succede, le adozioni, i microchip, tutto quello che si cerca di fare non soltanto tramite questa giornata. Questa è una giornata, la prima domenica di ottobre, dedicata a San Francesco, che era il santo che amava gli animali. E dovremmo prendere esempio tutti da questo meraviglioso santo. Noi questa cosa insieme ad altri amici l'abbiamo presa come una missione d'amore. Noi siamo mosche bianche che interveniamo di notte e giorno, non ci vede nessuno, prendiamo, salviamo, facciamo tutto. E allora questa manifestazione è nata per poter dire alle persone, far capire oltre alla benedizione che è la cosa più bella. Abbiamo ideato il ritorno da te, i cani adottati dal canile, per far vedere e dimostrare alla gente quanti cagnolini salvati dalla strada senza che entrassero nel canile, microchippati, sterilizzati, vaccinati, hanno trovato una famiglia e una casa, cani, gatti, tanto, tutto quello che c'è da fare. E noi speriamo, ci saranno anche cari, se no per quello ci interessano, diciamo di meno, la nostra cosa è quella, valorizzare le adozioni dal canile e valorizzare la gente in questa missione, non pensare soltanto al proprio, sensibilizzare, non pensare al proprio cane, è il mio e basta, perché un giorno, lo dico sempre, si potrebbe perdere il marito, il tuo di cane, e diventa un cane randagio, dovrebbe trovare sulla strada gente dal cuore d'oro come noi, che mette tutto per una missione, e allora adottiamo e aiutiamo anche i cani, i gatti, quelli che sono in mezzo alla strada, perché nessun cane nasce randagio, è l'uomo che lo fa diventare. Io voglio ringraziare Antonio, e lui è il promotore di questo, è per lui che vive questa manifestazione, e voglio ringraziare quest'anno anche, scusate, e voglio ringraziare quest'anno, la Marica può venire, voglio ringraziare quest'anno anche le guardie Cozzofri di Salice, che grazie a loro che mi fanno da scorta per andare al canile, interveniamo, prendiamo cani, li salviamo, gattini, vieni Marica, vieni, io li voglio ringraziare oggi per tutto quello che stanno facendo per me, è una cosa bella unita nel paese fare questo, perché di volontari a parole ce ne sono tante, però di volontari a fatti, a lasciare a tutte le ore del giorno, della notte, ce ne sono pochi, a parole tante, questo lo dico io, ringrazio di cuore tutte le persone che interverranno, quelli che ci hanno aiutato a fare la manifestazione, che sono solo i negozianti del paese, quelli che sanno quello che facciamo, che nel loro piccolo ci hanno aiutato a fare una cosa grande, ci aiutano sempre, io voglio ringraziare soltanto loro, anche le persone che ci sono
valuta, le viaggiamo lo stesso, però le mettiamo da parte, va bene? Io vi ringrazio, ringrazio a voi per la disponibilità, ringrazio loro. Spendere una parola, poi parlo delle prego. Camere. Noi niente, lo facciamo semplicemente come già annunciato Anna Maria volontariamente. È un impegno ovviamente che noi ci prodighiamo su tutta la provincia di Lecce, non lo facciamo solo su Sanice, però purtroppo per alcune cose devo dire che ultimamente ci stiamo impegnando un po' troppo su Sanice. Spero che ovviamente con questa dimostrazione, non solo, ma anche con l'educazione che noi poi ovviamente inoltreremo a tutta la cittadinanza, di risolvere quelle problematiche che purtroppo ultimamente non solo qui sulla provincia di Lecce, ma su tutta la Puglia, e ha, come posso dire, una maggiore, insomma, sì, esattamente, soprattutto nella tematica del randagismo e quindi dell'abbandono degli animali. Speriamo, insomma, con il nostro intervento di migliorare. Sì, ecco, speriamo che il vostro intervento, la vostra esperienza possa essere di molto, anche, insomma, il nostro ideatore. L'ideatore della manifestazione a questo punto. Sì, solo l'ideatore, però poi il merito va a chi non è vero. Tutti i giorni dell'anno è in prima linea contro il randagismo e per aiutare tutti gli animali in difficoltà, quindi Anna Maria innanzitutto come associazione San Francesco Amici degli Animali, e invito tutte le persone di buon cuore a sostenere questa associazione e a sostenere tutte le persone che si impegnano con il proprio cuore. E io credo che tutti noi possiamo fare nel nostro piccolo qualcosa di concreto, niente ha più valore di un piccolo gesto che può essere quello di abbeverare un cane, di dargli da mangiare, di segnalare alle forze dell'ordine la presenza di un cane smarrito. Qualsiasi nostro piccolo gesto è un esempio, l'esempio è il miglior modo per migliorare la situazione per i cani e per il buon vivere civile in questa società. Grazie. Grazie a lei per aver ideato questa manifestazione e per aver permesso anche che vada avanti e raggiungere la manifestazione. Grazie. Grazie. Della villetta adiacente il convento francescano, dove quest'anno si svolgerà il secondo mercatino dell'artiquariato, dedicato a tutte quelle attività locali, commerciali ed artigiane, anche quest'anno organizzato dall'Associazione Commercianti e Artigiani Salicesi e da Confartigianato e Imprese Lecce, con la collaborazione anche dell'Associazione Culturale Salicè. Questa manifestazione giunge alla sua seconda edizione dopo quella che è stata l'esperienza positiva dell'anno precedente e anche quest'anno ovviamente accoglierà imprese artigiane locali del territorio. Gian Piero Manno, fiduciario della sezione locale della Confartigianato. Dopo l'esperienza positiva dell'anno scorso, anche quest'anno vi siete proposti di appunto rifare questa manifestazione, il mercatino dell'artiquariato. Perché tanto impegno per una manifestazione come questa? Che cosa significa promuovere l'artigianato, diciamo, il commercio locale? Noi, da parte vostra, diciamo, come... noi ci sentiamo in dovere di sostenere le attività, perché come già l'ho detto altre volte, la sede di Confartigianato Imprese, che in concomitanza insieme all'Associazione Artigiani e Commercianti Salicesi, noi abbiamo avuto questa iniziativa tramite artigiani e commercianti locali, quindi ci teniamo a dare un manforte sotto questo periodo di un mercato un po' complesso per quanto riguarda il mercato del lavoro, quindi noi sosteniamo apertamente le attività e gli staremo al fianco finché ci è possibile, perché tutto quello che noi facciamo lo facciamo con le nostre forze, con le nostre possibilità sia economiche che fisiche. Io lancio un messaggio importante verso le istituzioni devono guardare le attività locali, le devono sostenere, le devono tutelare, anche perché poi notiamo che nascono delle associazioni di rottura verso le istituzioni che non credono nella politica, quindi questo è un messaggio importante che io ritengo che deve passare a chi si ritrova nell'ambito istituzionale.
Lei sostanzialmente sta dicendo che alcune volte le amministrazioni, anche le amministrazioni locali, intervengono, o meglio intervengono poco, diciamo, nella promozione di quelle che sono le attività commerciali, le attività artigiane del territorio? Esatto, esatto. Bisogna tutelare e sostenere a 360 gradi le attività, non le possiamo abbandonare, anzi ci deve essere quel suggerimento che un giovane possa aprire un'attività e possa proseguire, non far chiudere un'attività. Questo non, per noi, per quanto riguarda l'associazione degli artigiani, non sta in programma. Noi li sosterremo fino alla morte. D'accordo, grazie tanto per il suo intervento e vi auguriamo ovviamente una buona giornata. Grazie. Siamo sempre pronti ad intervenire, lo sanno tutti, se non riusciamo
siamo per altri, ci dispiace, purtroppo non possiamo fare tanto. Io voglio chiamare, voglio ringraziare le persone che quest'anno sono state vicino a me, che mi aiutano, che mi fanno da scorta la sera quando andiamo a fare le punture al canile, che ci aiutano di notte quando dobbiamo ritrovare un cane che si è smarrito, quando abbiamo trovato un cane in mezzo alla strada. Io le voglio ringraziare, anche se il nostro lavoro è una mosca cieca, non ci vede nessuno. Chi ti vede di notte se vai in giro, se resti pure fermo con la benzina, che si ferma la macchina, se ti vedono loro, che è vicino a noi, soltanto loro possono dire noi che facciamo. Io voglio chiamare le guardie cortofile di Salice, Fabio e Marica, le voglio ringraziare personalmente perché grazie a loro e al loro intervento, loro sono al mio fianco, anzi io sono al loro fianco, loro sono al mio fianco, siamo tutti insieme, che la nostra è una missione. Io li voglio ringraziare pubblicamente per quello che state facendo per noi, per il nostro paese. Non sembra, non tutti lo sanno perché non ci vedono, quello che ho detto prima, però quello che possiamo fare lo facciamo con amore e con il sole e con una missione d'amore, proprio per aiutare tanti, tanti poveri cagnolini e gattini abbandonati, sono stati buttati. E io dico sempre, nessun cane nasce randagio, è l'uomo che fa diventare il cagnolino cattivo e il cagnolino randagio. Perciò volete bene anche, vogliate bene anche a quei cani che vedete in mezzo alla strada, non buttate, non li fate del male, ne abbiamo trovati tanti maltrattati. Vi chiedo soltanto questo, pensate che un giorno fosse il vostro, se venisse maltrattato, che succederebbe? Meglio dare un po' d'amore, un piccolo d'amore, un piccolo gesto d'amore da parte di tutti sarà una cosa grande, un mare grande. Io adesso passo la parola al signor sindaco di Salice, dottor Giuseppe Dondo, io lo ringrazio di cuore per questa giornata, per il microchip nero. Sapete quanto è importante inserire il microchip, così non si trova un cane in mezzo alla strada. Però caro sindaco, ci sono tante persone che hanno tanti cani e non pensano alla sterilizzazione, poi danno i cani così e poi vengono buttati nel canile, poi vengono bisogna fare un po' di e microchippare tutti i cani così, e facciamo pure una campagna di sterilizzazione, che iniziamo già tanti cani, però parleremo col sindaco per fare una campagna di sterilizzazione, perché è peccato far nascere tanti cagnolini che poi diventano dentro la grande. Io passo la parola al sindaco, a tutti vi aspetto tutti alla zona mercatale, adesso dalle 10:30 in poi ci saranno la rimpatriata di cani accostati dal canile, dove sarà consegnato un piccolo gesto d'amore e tante tante altre cose. Il maestro Giancarlo Scardia con la piccola Luna, Cecilia Leo, c'è lo stand di San Giacomo, ci siamo tutti e io li voglio ringraziare tutti uno per uno che ci ha aiutato a realizzare questa bellissima giornata. Grazie a tutti come ogni anno, ci rivediamo spero per il 10° anno. Io passo la parola al signor sindaco e a tutti. Grazie, non voglio togliere troppo tempo a padre Fernando anche perché ha i suoi impegni. Buongiorno a tutti, devo ringraziare soprattutto Anna Maria per il lavoro che svolge quotidianamente presso il nostro canile. Da un po' di tempo ci sono queste ragazze anche delle guardie geofile che stanno venendo attraverso l'unione di comuni di cercare di instaurare un servizio. Non è semplice in questo periodo di crisi, ma comunque noi con l'assessore Pina stiamo cercando di metterci la tutta. Diceva Anna Maria, Salice è una delle cittadine con una più alta densità comunque di cani per quanto riguarda la popolazione. E devo dire che effettivamente noi di Salice li teniamo bene rispetto ad altri, noi li curiamo, noi li amiamo veramente i nostri cani. Di più di meno ha un paio di cani, di due, di tre, io ce n'ho una naturalmente. Quindi di conseguenza è un amore fraterno che noi abbiamo verso i cani. Noi come amministrazione da sempre siamo a fianco dunque dell'associazione per cercare di portare avanti, e non è semplice. Non è semplice perché molte volte ci troviamo di fronte a delle difficoltà enormi, solo grazie alla collaborazione dunque di Anna Maria riusciamo dunque a risolvere. Però grazie a Dio e anche a detta del veterinario, del dottore, mi sfugge il nome, dottore Pallisano che è di Salice, il dottore Grati che è quello del Pedrase, grazie, non usciva con quel termine, per quello dunque che fanno. Detta di loro, Salice è uno, il nostro canile è il migliore che c'è nella provincia di Pedrase. È naturalmente una casa per molti dunque animali.
animali che sono naturalmente abbandonati, e difficilmente troviamo nel paese dei cani insomma un pochettino randaggi, perché in questo caso poi riprendiamo, li portiamo in un percorso di canile dove vengono adottate tutte le misure necessarie e poi vengono rimessi sul territorio come cani cosiddetti lupo di quartiere. Non dobbiamo disprezzarli quando vediamo, non lo so, io verso il campo sportivo o verso il cimitero vediamo alcuni cani, quelli sono cani da quartiere che non fanno male, per cui naturalmente però dice Anna Maria viene fatto e viene naturalmente maltrattato. Cerchiamo di evitare questo. Passo subito la parola a padre Fernando e vi invito naturalmente, come diceva Anna Maria, di spostarci successivamente verso la zona mercatale. Voglio ricordarvi comunque che c'è anche un'inaugurazione tra una mezz'oretta della mostra compartigianale organizzata dalla compartigianale. Grazie, prego padre Fernando. Salvare questo nostro mondo, gli esseri viventi, questa è la festa giusta per poter dire questa cosa, la festa di San Francesco che tanto amate gli animali, anche quelli più selvaggi, tipo il lupo, e quindi l'amore per la natura in toto, non soltanto per gli animali domestici, ma il rispetto per tutto ciò che vivo. Io vi saluto, vi vedo così numerosi e vi ringrazio per essere venuti e ringrazio Anna Maria e tutti coloro che si dedicano tutto l'anno e non solo un giorno l'anno a questa attività. Grazie, io passo la parola a Padre Fernando, però vorrei un'ultima cosa. Allora, c'è un cancello, un grande cancello con tante gabbie dove ci sono tante anime che non volevano loro essere incluse. Amo anche l'uomo e se amo l'uomo amo anche gli animali.
noi siamo qua, c'è una gerarchia, prima Dio, poi l'uomo. L'uomo oggi soffre come soffre l'animale. Ma come noi dobbiamo piangere sugli animali, dobbiamo piangere anche quando vediamo l'uomo oppresso, disprezzato, abbandonato, perché l'uomo rappresenta Gesù. Ecco perché Francesco di Assisi inizia il suo cammino spirituale, sapete quando? Quando abbraccia il lebbroso, l'uomo, non abbraccia l'animale, abbraccia l'uomo, allora capisce tutto l'amore verso la creatura. E quando Francesco rende mansueto il lupo di Gubbio, questo è il messaggio. Quelli di Gubbio, gli abitanti, avevano paura del lupo. Francesco invece ama il lupo, con lui parla, è un riferimento all'uomo, perché l'uomo non pensava all'animale, ecco perché avevano paura del lupo. Se invece gli abitanti di Gubbio dessero da mangiare al lupo, vedete che il lupo non farebbe nessun male. Vedete allora il rapporto, il dialogo? Noi dobbiamo amare gli uomini, soprattutto Dio, gli uomini e tutti gli animali. Quindi l'augurio e la benedizione di Francesco è questo. Cerchiamo di scoprire e amare tutto ciò che c'è nella natura. Ecco l'ecologia, no? La natura. Se dispensiamo la natura, immaginarsi dove è Dio, altrimenti non possiamo non vedere l'impronta del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Preghiamo. Un po' di silenzio, soltanto i cani possono pagliare, perché non hanno intelligenza, ma noi ce l'abbiamo. Allora, io prego a nome vostro, Dio, che tutto hai disposto con meravigliosa sapienza e all'uomo fatto a tua immagine hai conferito il dominio su tutte le creature, stendi la tua mano perché questi animali ci siano di aiuto e sollievo nelle nostre necessità, e fa che in un armonioso rispetto con la creazione impariamo a servire e amare te sopra ogni cosa, per Cristo nostro Signore. E adesso la benedizione con l'acqua santa, mentre io aspergo, ciascuno di voi faccia un segno di croce, il segno di croce che abbiamo ricevuto nel giorno del nostro battesimo. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e anche su tutti gli animali qui presenti e anche altrove, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata, buona festa e buon aiuto a coloro che sono i nostri animali più fedeli. Proviamo ad intervistare qualche cittadino che partecipa oggi alla manifestazione. Scusi, posso chiederle qualcosa? Che cosa significa occuparsi oggi di un animale, soprattutto di un animale di questa razza, diciamo? Occuparsi di un animale è difficile, ci vuole tempo, il tempo libero non c'è mai. Si tralascia la famiglia, eccetera, eccetera. Cosa pensa della manifestazione organizzata oggi? Una bella manifestazione. Anche se io non posso avvicinarmi per la mole del cane che tira, però quando sono queste manifestazioni per gli animali sono sempre presenti. Certo, di essere sempre presenti. Grazie, arrivederci. Tra i partecipanti alla manifestazione c'è anche Ivan Bonetti, che vedremo di intervistare a sorpresa. Possiamo chiederle un'intervista? Assolutamente sì, grazie. Sono qui per questo. Vorremmo sapere che cosa pensa di questa manifestazione. Beh, io presento tanti eventi, tante manifestazioni, spettacoli, però questo ha un sapore particolare perché lo faccio con il cuore, amando gli animali, poi con gli organizzatori c'è un rapporto davvero di grande amicizia, grande stima e affetto, quindi sono particolarmente legato a questa manifestazione. Lei ha una casa?
Assolutamente sì, ho due cani e 5 gatti e una moglie. Ha un rapporto molto stretto, diciamo, con i nostri amici a quattro. Sì, sì, pensa che abbiamo un lettone grandissimo e quindi sono tutti lì che dormono con noi e viviamo quotidianamente a contatto con loro e non saprei come farne a meno, insomma. Che cosa significa adesso oggi affrontare un animale? Beh, dedicargli tutta la vita, insomma, con il cuore per sempre. Io la ringrazio e vi auguro. Grazie a voi. Di proseguire la giornata. Grazie per la collaborazione. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Molto importante. Le attività locali devono un po' muoversi e dobbiamo combattere con un mercato un po' complesso, perché capiamo che ci sono le problematiche per quanto riguarda il mercato, per quanto riguarda le attività, però bisogna muoversi, bisogna attivarsi a presenziare queste manifestazioni. Noi durante la giornata stiamo aspettando altre attività che verranno a posizionarsi nelle loro postazioni e quindi un'altra cosa importante, un messaggio lo voglio lanciare alle istituzioni principalmente. Sindaco, mi rivolgo direttamente, ci tengo che le attività siano tutelate e salvaguardate, perché poi che succede? Verso le istituzioni nascono quelle associazioni di rottura che guardano le istituzioni, i politici in un certo modo. Questa cosa dobbiamo cercare di evitarla e dobbiamo cercare di trovare la soluzione per venire incontro. Miracoli capisco che non se ne possono fare, però bisogna comunque attivarsi. Noi come sede di Associazione Artigiani e Commercianti e Confartigianato staremo al fianco delle attività, al fianco delle imprese, degli artigiani, perché cercheremo di suggerire un percorso unico insieme alle istituzioni. Spero tanto che questo si avverrà per il fatto della crisi che ci coinvolge. La crisi non bisogna nasconderla, però dobbiamo attivarci tutti quanti e stare al fianco. Io auguro a tutti un buon mercatino e passo la parola al sindaco. Grazie Giampiero, sono naturalmente molto felice che si sia svolta ancora una volta questa manifestazione, siamo dunque alla seconda. Già la prima naturalmente è stato un successo, non bisogna scoraggiarsi naturalmente dal fatto di vedere pochi naturalmente, perché sicuramente altri ne verranno, ma anche in pochi bisogna comunque partire. È vero, siamo in un periodo comunque di crisi estrema e comunque qualcosina si sta già incominciando comunque a muovere, diciamo. E sono soprattutto le piccole imprese naturalmente che sono, diciamo, il fulcro dell'economia dunque, sia locale dunque che nazionale. Per quello che ci riguarda, purtroppo noi siamo gli ultimi della ruota dunque del carro nell'ambito dunque dell'economia. Quando abbiamo naturalmente uno Stato centrale che con difficoltà manda finanziamenti a livello dunque locale, c'è una diminuzione dei trasferimenti che di anno in anno si accentua notevolmente, quella di quest'anno è stata di circa 350.000 euro, è difficile, anzi sfido dunque chiunque a poter programmare in maniera diversa. Possiamo parlare, inutile fare politica, di tutto e di più, ma effettivamente anche noi dunque saremo lieti di poter o detassare naturalmente o cercare di dare una defiscalizzazione a livello dunque delle imprese locali. È un qualcosa che deve partire dunque dall'alto. Se io naturalmente ho un governo centrale che mi blocca, questo è un governo che io, diciamo, politicamente sponsorizzo in un certo senso, per cui, però al tempo stesso quando c'è da dire che si sbaglia effettivamente. Ecco, noi stiamo aspettando qualcosina da parte del governo centrale, ci sono alcune voci che potrebbero arrivare circa 100.000 euro rispetto dunque a quelli che è il normale gettito che annualmente viene portato dunque dallo Stato, adesso ancora deve arrivare, ma già è intenzione dunque da parte nostra, come l'abbiamo presa adesso per poter quadrare dunque il bilancio, perché di questo si è trattato, meno 300 più 300, quindi bisogna quadrare dunque il bilancio. Bene.
Dicevo, questi 100.000 euro saranno sicuramente motivo e fonte di riordino dunque dei conti, per cui chiaramente si può pensare a qualche regolamento tanto decantato, tanto reclamato da parte dunque di tutti, per cercare di agevolare dunque le imprese locali. Questa è la nostra intenzione, perché noi capiamo benissimo che queste piccole imprese presenti nel nostro territorio devono andare avanti, devono dunque crescere, perché l'economia si basa proprio sul piccolo dunque artigianato. Passo la parola al consigliere provinciale Renato Stabile. Ho visto il consigliere Tonino Rosato, si può venire un attimo, grazie. Sì, buongiorno a tutti. Io ringrazio naturalmente Gian Piero, ringrazio per l'invito. Un saluto alle autorità, al sindaco, all'amministrazione tutta quanta, ma insieme all'amico Rosato, che è già da 6 anni che siamo insieme in provincia, tutto quello che gira intorno al commercio, all'artigiano, commerciante e quant'altro, è la vita di un la linfa di un paese. Se viene meno il commercio, se viene meno l'artigiano, se viene meno il lavoro, viene meno tutto, non esiste più niente. Quindi il mio trascorso di sindaco molto lungo nel mio paese era incentivato ed è stato incentivato e continua anche oggi, perché sono consigliere comunale, sempre insieme agli artigiani, ai commercianti. Ho cercato sempre di lavorare insieme a loro, perché lo sviluppo di un paese è quello. Fare un'opera in più, un'opera in meno per un sindaco può significare qualcosa, ma dare sviluppo al paese, aiutare gli artigiani, i commercianti, gli operai, significa dare lavoro, significa dare vita, significa dare linfa al paese. Quindi su questo io non voglio dare suggerimenti al sindaco, per carità, ci mancherebbe, ognuno ha un solito, ma non penso che il sindaco questi problemi non li abbia visti e non li vede. Quindi Gian Piero, ti ringrazio, questo è il secondo anno che mi dicono, quindi spero di esserci anche l'anno prossimo per dare sostegno. Mi è piaciuta moltissimo la manifestazione della petizione degli animali, cosa che non l'ho vista fare mai sinceramente ad altri paesi, ed è una cosa bellissima. Chi ama gli animali, io a casa ne ho più di qualcuno di animale, sa cosa significa. Quindi andate avanti su questa linea, l'amministrazione saprà l'amministrazione cosa deve fare, non sarò sicuramente io a dire cosa deve fare l'amministrazione, perché sicuramente sa il sindaco cosa deve fare. Ringrazio te, ringrazio Tonino, naturalmente ringrazio, perché oltre ad essere un collega, per me è un grande amico. Grazie a voi. La parola al consigliere Tonino. Grazie Gian Piero. Io saluto il sindaco, l'amministrazione, l'amico Renato per le belle parole e saluto soprattutto i cittadini. Niente, e naturalmente bisogna dare atto a Gian Piero Manno e alla Confartigianato presente sul territorio, che si impegna sistematicamente tutto l'anno a promuovere iniziative di questo genere, iniziative che naturalmente vanno lodate, vanno incentivate, vanno incoraggiate affinché vadano avanti. Io naturalmente si limita solo ad un saluto, perché magari ci sarebbe anche da dire, da sviluppare poi il futuro, anche quali potrebbero essere le direttive per poter dare ancora più forza e visibilità a questa associazione sul territorio, agli artigiani e commercianti di questo paese, di questo territorio. Grazie Gian Piero per avermi così voluto invitare ed essere al tuo fianco in questa giornata. Grazie di nuovo e un saluto a tutti. Chiude il vicepresidente dell'associazione artigiani, dottor. Beh, un onore la chiusura dopo nomi così illustri. Noi ci crediamo fortemente, crediamo nella possibilità che gli artigiani di questo Salento, ovviamente non siamo chiusi solo a Mazzali, ci siamo anzi aperti a chiunque voglia venire, e nonostante la partecipazione non sia stata alta come ci aspettavamo,
dobbiamo dire che abbiamo compartecipato con mercatini molto più gettonati e blasonati, parliamo di Otranto, di Nardò, di Galatina, dove tutti insieme oggi stanno partecipando, quindi il fatto che comunque siamo venuti qua vuol dire che l'anno scorso abbiamo avuto successo. Ovviamente non possiamo che apprezzare la presenza di tutta l'amministrazione, che per la seconda volta, quindi anche loro sicuramente ci credono, prendiamo atto del loro impegno, però sappiamo sempre che sono momenti difficili per i comuni. E vogliamo, speriamo che possiate, come dire, aiutare economicamente le associazioni, però sappiamo che ci sono anche tanti altri problemi con i cittadini, quindi noi ben volentieri facciamo un passo indietro laddove l'amministrazione dovesse decidere. Non ci dimenticate, ma il fatto che siete presenti già per noi è una grandissima fonte di stimolo. Grazie di nuovo e auguri per un'ottima giornata. Del secondo mercatino dell'artigianato, anzi dell'artiquariato a Sarrio Salentino, anche il consigliere provinciale stabile. Qual è il ruolo della provincia oggi in quelle che sono le attività, diciamo, di promozione dell'artigianato? Se c'è un ruolo predominante della provincia. Per dire una battuta lo sappiamo, perché le province le hanno un po' massacrate come se fossero il male d'Italia. Vabbè, questo è un appendice che va. Quello di stare a fianco alle istituzioni, quello di stare a fianco agli artigiani, lo dicevo prima nel discorso, gli artigiani sono la linfa di un comune, la linfa d'Italia, io dico, artigiani, commercianti. Se non diamo una mano agli artigiani, se non diamo una mano ai commercianti, al commercio, e il volano comincia a girare, non so dove andare a finire. Parte tutto da questo, parte dal lavoro, e il lavoro non lo crea la provincia, non lo crea il comune, non lo crea lo Stato, lo creano gli artigiani, i commercianti, l'industria. Ecco, partire da questo, principalmente dalla defiscalizzazione degli oneri contributivi, affinché le imprese possono assumere, e quindi assumendo si crea sviluppo e consumo. La ringrazio, grazie per essere stato qui e grazie anche per aver concesso un'intervista con la forma. Grazie a voi. Siamo con il sindaco di Salice, Pippi Tondo, presente alla cerimonia di inaugurazione del secondo mercatino dell'artiquariato di Salice Salentino. Vorremmo chiedere al sindaco qual è il ruolo delle amministrazioni locali oggi nell'attività di promozione delle aziende artigiane e commerciali. Sì, grazie. Innanzitutto io posso rispondere dunque della mia amministrazione. Noi siamo a parte particolarmente felici che si sia svolta ancora per il secondo anno consecutivo dunque questa manifestazione. E dicevo prima al fiduciario dunque della Confartigianato, naturalmente, che non bisogna scoraggiarsi se il numero degli espositori sono ridotti, perché effettivamente bisogna crescere, ed è un tentativo naturalmente che l'associazione da un po' di anni a questa parte dunque fa. Noi come amministrazione, dicevo, crediamo moltissimo nello sviluppo dunque delle piccole imprese a livello dunque locale, per cui cercheremo dunque, limitatamente a quelle che sono le nostre possibilità dunque economiche, di poter intervenire. Siamo stati in un certo senso criticati ultimamente con l'approvazione dunque del bilancio, che non abbiamo in un certo senso tutelato i loro interessi. In realtà, naturalmente, quando c'è un governo centrale che toglie 350.000 euro nei trasferimenti, è difficile dunque riuscire dunque a tamponare le falle del bilancio, ma questo credo sia un discorso dunque generale per tutti i comuni d'Italia. C'è qualche voce che parla di un trasferimento imminente di circa 100.000 euro ed è un impegno che noi già in maggioranza ne abbiamo discusso, che prendiamo nei confronti dunque delle piccole imprese, dunque degli artigiani, che se dovesse verificarsi questo noi faremo un regolamento d'accordo con tutto il Consiglio Comunale, coinvolgendo anche, come abbiamo fatto sempre per le grandi problematiche, i gruppi dunque consigliari presenti dunque a Salice, cercando di elaborare un regolamento che agevoli un pochettino, diciamo, queste piccole imprese attraverso una defiscalizzazione, detassazione dunque a loro favore. È chiaro, nessuno piace mettere dunque le tasse, per cui chiaramente questo l'abbiamo fatto per cercare di chiudere dunque il bilancio, per cui se arriveranno questi 100.000 euro è nostra intenzione, l'intenzione dunque anche dell'assessore che cura Paolo Volante in prima persona dunque il bilancio, di dare alle imprese e di stimolarle alla loro dunque crescita. Io mi auguro che cresca, perché il punto di tutta l'attività dunque comunale è naturalmente il piccolo dunque commercio. Grazie. Grazie sindaco, le auguriamo buona giornata. Grazie per la presenza. Grazie.
Siamo con Gabriele Falco, il vicepresidente dell'Associazione Artigiani e Commercianti Salicesi, al quale vorremmo chiedere la manifestazione di quest'anno, in che cosa si distingue rispetto a quella dell'anno scorso, quali sono gli aspetti positivi o negativi e che cosa si prevede per il futuro. Beh, non ci crediamo tanto in questa manifestazione, perché serve per dare un minimo di scossa e per far conoscere le realtà artigianali locali che secondo noi sono delle eccellenze. Non ci fermiamo alla realtà salicese, ovviamente, invitiamo ogni volta anche realtà delle comuni vicini. Abbiamo quest'anno dovuto un po' soccombere perché siamo in concorrenza, per così dire, con manifestazioni molto più blasonate, molto più gettonate. Parliamo di Otranto, di Nardò, di Galatina, quindi ovviamente la nostra, che era soltanto alla seconda edizione, non poteva essere molto preferita alle altre. Tuttavia dobbiamo accettare il fatto che una decina di partecipanti ci sono rispetto ai 30 che invece ci avevano promesso, certamente una manifestazione un po' più in sottotono rispetto all'anno scorso, però il fatto che anche loro comincino a crederci ci fa ben sperare nel futuro. Grazie per l'impegno ovviamente che avete messo grazie in questa manifestazione, voi. Grazie anche per aver concesso un'intervista. Grazie a voi. Grazie. Intervistiamo a caso qualche cittadino di Salice per cercare di capire cosa pensano di questa manifestazione. La vediamo qui con il suo cane, che cosa pensa di questa manifestazione dedicata agli animali? Beh, è molto bella sinceramente, e almeno pensiamo anche un pochino anche a loro. Per quanto riguarda l'artigianale, vabbè, l'inizio sicuramente andrà meglio nei prossimi anni, no? Lei anche titolare di una impresa artigiana che ha partecipato alla manifestazione di oggi. Sì. Questa è la seconda edizione della manifestazione, sì. Pensate che per il futuro insomma ci siano prospettive? Penso di sì. Ed è giusto secondo lei promuovere anche attraverso un po' di pubblicità locale appunto le imprese artigiane nel territorio? Beh, per forza, altrimenti non si può andare avanti. Senza la pubblicità non si può andare avanti. Io la ringrazio tanto e le auguro buona giornata. Grazie anche a voi. Arrivederci. Ciao. Davanti a noi un artigiano che si occupa della lavorazione del vetro, una attività vecchia e direi anche quasi desueta oggi, ma che grazie alle mani esperte evidentemente di qualcuno riesce ancora ad avere valore oggi. Te la senti di lasciare un'intervista con ogni forma? Certo, da quant'è? Non mi avvicinare troppo perché... Da quant'è che ha questa passione, che evidentemente è diventata anche la sua attività lavorativa? Veramente era un'attività lavorativa che è diventata una passione, perché è da 20 anni che io faccio questa attività, questo lavoro, e inizio sotto la guida di un maestro del vetro di Murano a fare questa attività come lavoro primario. Poi diventa una passione negli anni quando col tempo si acquisiscono le abilità per poter lavorare. Diciamo che adesso mi diverto anche a lavorarlo, ma diciamo che dopo 20 anni di lavoro è anche una passione. La ringrazio tanto e grazie, le auguro ovviamente buon lavoro. Grazie, buona giornata. Da quella cosa guarda che ha fatto! Siamo presso l'area mercatale del comune di Salice Salentino, dove tra un po' si esibirà la compagnia della piccola Luna e subito dopo ci saranno delle manifestazioni dedicate ai nostri amici a quattro zampe. Nella mattinata di oggi gratuitamente saranno anche inseriti negli animali i microchip a cura dell'ASL di Campi Salentino. Trouble, trouble, trouble.
Quel video mi hanno anche riproverato di aver messo quel video con la cagnolina piena di vermi che la mangiavano viva. Lei è viva per miracolo, si chiama Speranza, grazie al nostro amore. Guardate quanto è bella, però aspetta ancora una dozione d'amore, è bellissima, è dolcissima. E che devo dire, non l'abbiamo portata qua per simboleggiare le adozioni dal canile. Si chiama Speranza, speriamo che ci sia fra di voi qualcuno che la possa adottare. Antonella già si è proposta come futura
insieme. Nasira io passai Sapaccia l'ora, capa a fagliare.
non ho cazzo pago ma lo dire o è corto tutto e poi con se ne fai l'obiettivo non si lavora.